va giù, la pila va giù, pila va giù, tutto brillerà di più. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Nuovo video! Regali di Natale! La grande richiesta! Tantissimo! Ce l'avete richiesto in tantissimo e noi siamo qua per accontentare tutte le vostre richieste. Iniziamo subito, che avevamo avuto tanti regali, quindi se no non la finiamo più. E mi raccomando, diteci voi nei commenti voi che regali avete avuto per Natale, perché noi siamo tanto quanto curiose di sapere cosa avete avuto regalato voi. Allora, iniziamo con quel paccone. Vi ricordate quel paccone del videovlog? Di chi è questo paccone? Di chi è questo? Di quando è venuto Max con il paccone? Cosa c'era dentro? Wow. Un meraviglioso desktop. Desktop. Insomma, è un monitor praticamente. È un monitor, sì, praticamente è un monitor che a me serviva tantissimo, 24 pollici, perché il mio si era rotto, perché io comunque consumo computer e monitor così come se piovessero. E lui, Max, mi ha fatto un regalo super utile, veramente non c'era un'altra cosa che desideravo di più di un monitor nuovo, quindi sono felicissimamente felice. E tu hai sentita sta cosa? Vabbè, è più rafforzato. Dovevi dire troppo felice. Troppo felicissima. Facciamo la sfida, io uno tu. Vi faccio vedere questo. Che cos'è? Tiffany? Non vedo Tiffany, già è pazzesco. Già l'ha aperto ovviamente. Vabbè, ovvio. No, dovevi dire non devo aprire perché devo fare il video. No, mi dispiace, l'ho aperto, sono sincera. Guarda, scatolina. Io già l'ho visto, quindi so cos'è. Ragazzi, è caduto. Vabbè, stavo spogliando la scatolina, davvero, non fa nulla. Sacchettino, sacchettino. Era matriosca. E cosa c'è dentro? Questo braccialetto. Un meraviglioso braccialetto, sì. È un braccialetto molto carino, semplice, a me piace un sacco, col simbolo dell'infinito. Che significa? Per sempre. Per sempre. Bello. Poi è molto leggero, mi piace, quindi potrei anche tenerlo per sempre. Sempre. E poi lo devi tenere per sempre. Vabbè, ora vado in palestra dopo. Questo bracciale, io come l'ho visto, ho detto questo è bracciale per te. Chi te l'ha regalato ti vuole bene, ma ti conosce molto bene, perché è perfetto, semplice, come piace a te, elegante, raffinato. A lei non piacciono le cose troppo. Sì, non piacciono. Quindi questo è perfetto per te. Troppo bello. Io sono sicura che questo regalo ti è piaciuto tantissimo. Sì, anche di più di quanto sembra, veramente tanto perché rispecchia proprio i tuoi gusti. A mille per mille, chi te l'ha regalato, chi te l'ha regalato, ma chi te l'ha regalato, chi te l'ha regalato, ma insomma, non lo so, questi misteri, misteri di Parigi. Vabbè, misteri di Parigi, di Parigi, allora lui sì, è un parigino. Andiamo avanti, andiamo avanti, e viva chi l'ha stato di redditi, vai, allora. Per regali, praticamente ragazzi, tutti i regali per la casa, quindi adesso mi dovrei smontare. Mica disperata. Sì, ma che fido, Fabio. Devo aspettare, devo smontare tutta la casa per far vedere i regali. E il regalo più bello che ho avuto è questo qua, ve lo faccio vedere. Eccolo là, quell'attaccapanni che adesso c'è il giubbino sopra e non si vede. Comunque ve l'ho fatto vedere anche nel video home tour. Ho detto non vi posso dire che ve l'ha regalato, adesso lo dico, me l'ha regalato la mia sorellina, che l'ha trovato, perché io lo volevo tantissimo, un attaccapanni bianco, shabby chic ovviamente, e c'era solo di ferro battuto nero. Non so dove l'abbia trovato, sì, bianco. Nei corsi di casalinghe, bellissimo, che teneva molte cose proprio shabby chic. Fantastico. Ho visto questo da lontano, stavamo io e mia mamma, ho detto mamma, questo è quello che volevi. Perché era proprio shabby chic. No, mi dovete credere, era la cosa che volevo, assieme al monitor, la cosa che mi serviva di più. Sì, perché entravamo e non sapevamo dove appendere le cose, entravamo sul divano. Quindi me ne compravo per esigenza. Comunque non si faceva giù. Ci sta troppo bene nella mia casa. Andate a vedere il video un tour dove ve l'ho fatto vedere, proprio ci sta benissimo. Poi ho avuto regalato da mia mamma la lavatrice, che tristezza, uno strumento infernale. Anche nel home tour l'ho fatta vedere. Sì, l'ho fatta vedere. La lavatrice, poi ho avuto regalato. Oh, dici la... grazie invece, il regalo, no, molto utile. Grazie mamma, però insomma. Diciamo un regalo con un doppio fine, nel senso di dire fatti tu i panni. Lavati i panni, non mi scocciare. Poi due lampadari, sempre shabby chic, che mi ha regalato mio padre, uno per il bagno, uno per la cucina, e lo specchio. Praticamente lui mi ha regalato, sempre il video home tour, vi ho fatto vedere questo specchio che è bellissimo, tutto in ferro battuto, a completo con il lampadario. Mi piace tantissimo perché mio padre e mia mamma conoscono benissimo i miei gusti e mi piacciono queste cose super shabby. E poi mia mamma mi ha regalato anche questo.
quello là di Natale. Le aveva scritto pure la lettera, sì, una lettera bellissima, super dolce, poetica. Mi è molto poetica come persona. Mi ha scritto questa lettera troppo troppo bella che conservo nel mio cassetto con questo qua come simbolo. E pure il grembiule per Max. E il grembiule per lui, che lui mi piace tantissimo, il grembiule, sai. Che è maschile, sì, mi piace. Poi sempre mamma mi ha regalato questo qua, guarda, questo ancora non l'avevo fatto vedere. E avevo fatto vedere gli altri cuscini, quelle là, nel video di My Second Mond che mi aveva fatto lei. Però questo non l'avevo fatto ancora vedere, ci tengo tantissimo, perché questo è tutto interamente di lana. Sai che l'ha fatto proprio lei? No, no, con i ferri. Ah, con i ferri, l'ha fatto con i ferri. Sharp. Esatto, ha fatto questo cuscino e dentro c'è un cuscino, perché io l'avevo visto. È morbido e caldo. È troppo bello. Io l'avevo visto sempre da My Second Mond e costava tantissimo. E adesso forse mi farà anche la sciala e la coperta. No, mi farà anche la coperta. Ma lo stanno così. Un anno, poverina. È troppo bellissimo. Guarda, alla fine di veneno. Comunque, Nancy, forse stavolta le cose si vedono bene. Ragazzi, si vede bene. Speriamo. Metteteci un bel pollice in su se si vedono bene le cose. Se ci siamo riuscite, io lo spero vivamente. E perché c'è sempre troppa luce, però spero adesso di essere riuscita a regolarla bene. La finisci di fare l'acrobata col mio cuscino? È troppo bello morbido. Quando ti sposi te lo regala? No, non posso, perché quello è mio personale, me l'ha fatto la mia mamma. Lo facevo proprio. Brava. Devo far vedere qua prima qualche regalo. Scusa, va bene. Per vedere il pigiama l'abbiamo avuto in comune. È vero, ho già svelato che cos'è la mia zietta. Ciao zia Rita. Che avete visto nel blog? Che avete visto nel blog di Natale. Mi ha regalato, mi regala sempre cose super utili. Mi ha regalato un pigiama che io adoro, che è troppo troppo bellino. Grazie zia, che è veramente carino. Ve lo faccio vedere prima nella figura qua. È bellino perché c'ha il pupazzetto e il cagnolino sopra. Ed è, la cosa bella è che è caldo, è di paille, però non è doppio, è sottile. Quindi non devi avere sta roba che sembri un ippopotamo, tipo un orso polare con questi. No, però è di paille, quindi è molto caldo. E porta questo, il pantalone non è larghissimo, quindi va così sul corpo. E tu invece? Anche a me me l'ha regalato. Ma è il mio più bello. A me è più semplice, giustamente, grazie. Anche la tutto grigio, però giù c'è sempre un cagnolino. Il cagnolino. Un cagnolino un po' carichettino, però. Guarda come sono caldi, sì, però sottili. Quella cosa bella. Il pantalone è proprio scuro, mi piace. Un po' più, infatti ho detto grazie zia, finalmente un pigiama un po' più da grande, no? Con tutti quei disegnini. Bravo, bravo. Mi piacciono molto anche questi regali. Aspettiamo a Natale per avere il pigiama della zia, davvero, cioè veramente ci piace troppo. Non è prezioso, come avete visto noi abbiamo fatto regali utili più che preziosi, a parte lei abbiamo avuto il gioiello, però insomma sempre un significato, sempre utile, però dico sempre un significato, no? Piuttosto che una cosa di marca super. E ho avuto un regalo che a me mi ha colpito tantissimo ed è questo qua che mi è piaciuto tanto tanto tanto. Adesso voi direte, vabbè, che strunzate, il CD di Mary Poppins, il film, il DVD, però a me piace tanto perché è un film che mi ricorda la mia infanzia ed è uno dei nostri preferiti, è vero? Sì, noi sempre a Natale lo vedevamo. Lo vedevamo sempre, quest'anno non l'hanno trasmesso, quindi in questi giorni ce lo vediamo e faremo la nostra serata, popcorn e film e Mary Poppins, che è uno dei miei preferiti. La pila va giù, la pila va giù, tutto brillerà di più. Di più. Adoro Mary Poppins. Fatemi sapere se a voi piace, qual era il vostro cartone preferito. Il mio decisamente Mary Poppins e anche il Mago di Oz. Il Mago di Oz. E anche la Spada della Roccia. La Spada della Roccia. Però a me piaceva anche la Bella Addormentata, sì, anche a me, adoro. Ecco qui un altro mio regalo. Guardate quanto è bellino. Guarda com'è contento. È una tazza con tutti gli orsetti dorata. Troppo carina. Si vede. Sì, si vede. E poi dentro c'è il cioccolato. Cioccolato Venchi, tra l'altro vedo Venchi, che è proprio di qualità. Praticamente tutto l'occorrente è fare. Vabbè, ma dai, cioccolata calda, però che carina, troppo bella. Che bella. Tutti gli orsetti. Ma sai che è una bella tazza, perché è molto larga, quindi ti permette di fare la zuppetta con i biscotti. Posso fare il latte, la tisana, guardate il cioccolato. Cioccolato Venchi. Ora mi devi fare la cioccolata calda. Cioccolata calda? Lo sapevo che l'avresti detto. Fuor di cacao, buonissimo. Questo Venchi, io lo adoro. Bel regalo ha avuto Nancy. Quei regali
semplice però molto utile. Poi per l'inverno. Non vedo l'ora di usarla. Poi qua dentro tutto pieno di cioccolata calda, pensato fa male, però vabbè, comunque la cioccolata calda. Carico il video della cioccolata calda, facciamo sul secondo canale, faccio la ricettina. Mi piace se volete la cioccolata calda. Così tu te la bevi, va bene. Regalo bellissimo che mi serviva tantissimo, utilissimo, troppo bello, è l'iPod Nano, guardate quanto è carino, ragazze, cioè mi serviva troppo, che l'eco dietro, perché me l'ha regalata la mia sorellina, sì, l'occhio a cuoricino appena l'ho visto, lo volevo troppo. Spero che ti piaccia, io ti ho voluto fare un regalo che secondo me era utile. Mi piace un sacco, ragazze, perché io quando vado in palestra, ecco perché faccio modo che finisce male, cioè, lei poi ce l'ha, non l'iPod, e io faccio modo che palle, non so che palle, tutto il tempo, allora ho detto vabbè. Io vedevo che lei diceva che canzone stai sentendo, lo facevo secondo me lo vuole, però vi ho voluto regalare questo piccolino perché il mio è, non è proprio piccolo ed è un po' scomodo, invece ho pensato questo piccolo invece è proprio comodo, te lo puoi attaccare sulla magliettina oppure te lo metti in tasca. Poi ci sono anche gli auricolari sotto. Ovviamente sono auricolari. È molto leggero, quindi ho pensato che è più comodo per la palestra se vai a correre, insomma. Grazie. Spero che ti piaccia, speriamo, va bene, meno male. L'ultimo regalo, questa bellissima borsa di Stradivarius, guardate quanto è bella, marrone scura, mi piaceva, mi serviva perché ce l'ho nera, però marrone male. È molto grande, molto capiente, grande, ci puoi mettere anche i libri se vai a scuola. Sì, quando vado a scuola. C'hai 16 anni, vai ancora a scuola. No, quando vado a scuola metto lo zainetto. È giusto, che fai. Guardate quanto è bella sta borsa. No, comunque è però bella, perché poi è bella grande. Se apri la cerniera di lato, se la apri, diventa qua, la valigia. Sarà una busta. Bella, mi piace, marrone scuro. E poi dentro c'è anche l'altra colla, Wow, fantastico! Che bella! Per regalo! Ah, sono tutte regali, ragazze! Quindi una borsa ci vuole sempre a Natale! Sì, ovvio! Guarda, mo si vede bene la borsa! Non ditemi che non avete visto la borsa! Vabbè, ma dove prendo colla? No, pure io, mi dispiace proprio! Non si vede, non si vede! No, stavolta secondo me ci siamo riuscite, dai, speriamo, ragazze! Noi vi mandiamo un bacio grande, speriamo che i nostri regali vi siano piaciuti! Mi raccomando, lasciateci un bel pollice in su, un pollice in su per Nancy che ha avuto bei regali, che è tutta felicissima con gli occhi a cuoricino. E mi raccomando, lasciateci nei commenti anche altre richieste per altri video. Sì, se volete altri video particolari di noi due assieme, diteci, noi vi accompagniamo subito. Avete visto il video regali subito? Subito l'abbiamo impastato, anche perché è come una pizza. Noi ci divertiamo molto a fare questi video assieme. Tanti auguri di buon anno. Buon anno nuovo e buona Epifania. Visto che ci siamo, insomma, ci siamo ciao. E grazie per tutto il vostro affetto. Veramente, ragazze, vi vogliamo bene assai. Ciao! Ciao! Ciao!